Mister, tre punti importanti sono arrivati nella sfida contro l'Avezzano, tre punti che in pratica consentono al Tolentino di distaccare ulteriormente la zona playout e di guardare insomma, al proprio futuro con più tranquillità. Sì, oggi noi abbiamo fatto una prestazione bellissima sotto il profilo tecnico, noi abbiamo fatto una, una prestazione bellissima sotto il profilo tecnico, però questo va atto alla società che nel periodo più, più critico, con i giornali di squalifica mia, siamo rimasti una famiglia, siamo rimasti sul pezzo e noi da lì forse, noi da lì abbiamo creato le fortune tosse con la coerenza della de società, però non abbiamo fatto nulla, dobbiamo lavorare, è, è bello quello che stiamo facendo, però la strada è lunga, abbiamo un calendario difficilissimo. Eh, però con i principi nostri a lavorare partite a lavorare allenamenti, eh, potremmo dire la nostra, però testa bassa, eramo, ricordiamoci che eravamo penultimi e terzultimi, quello che abbiamo fatto è un miracolo, però ancora non è finita, la strada è, è lunghissima, ancora non è finita, noi siamo l'ultimi ultimi però con grande cuore. Però tre vittorie consecutive non arrivano a caso e adesso c'è anche la Coppa Italia. Ma questa è una squadra che sta facendo bene, tranne una battuta da resto a Campobasso che abbiamo regalato a partita, è una squadra che ha fatto dieci risultati utili, ha fatto sei vittorie, due... la squadra ha fatto bene. Nonostante però... le assenze tra l'altro. Sì, sì, nonostante le no, assenze. Noi ci giochiamo, io non faccio altro che ringraziare questi, questi ragazzi perché... Mi hanno fatto sentire anche nelle difficoltà il timore di loro. Siamo venuti a Tolentino solo col pullman. In campo l'Avezzano non l'ho vista. Non ho mai visto una squadra costruire gioco. Non ho mai visto una squadra con mordente, cattiveria, caparbietà, gioco, ampiezza, profondità. Non ho mai visto un manovratore in mezzo al campo. Ho un budget da società che può puntare a fare i playoff se non a vincere il campionato. Invece, purtroppo oggi. Do un voto che è veramente tra il 2 e il 3 a tutta la squadra è inguardabile. Presidente, ne paga le conseguenze mister Mecomonaco? Beh, il problema è che a questo punto della stagione con una squadra rinnovata per 12, con 12 volti nuovi capisco che dopo un mese e mezzo di lavoro... La squadra non ha mai mostrato segnali di eh, ripresa e credo a questo punto che possa essere il manico. Qualora non fosse il manico, ahimè, insomma, lo provate tutte, vi garantisco. Insomma, economicamente il club eh, ha retto su tutti i fronti, però eh, il campo è quello che poi dai verdetti io eh, vedo che non c'è questa sintonia tra la guida tecnica e la squadra e quindi credo che sia la logica conseguenza da massimo dirigente sostituire l'allenatore. Grazie Presidente. Il nome nuovo dell'allenatore Presidente? Alberto Conti si parla. Potrebbe essere sì, con una soluzione con un allenatore marzicano ma deciderò nelle prossime ore se non domani perché queste decisioni è meglio prenderle un po' con il cuore che ti batte con minore intensità e la testa che ragiona con maggiore serenità.